Buonasera a tutti, sono Francesco Tua, deputato della Repubblica Italiana, eletto col Movimento 5 Stelle. La precisazione è necessaria perché abbiamo anche il deputato regionale Valentina Zafarana e il deputato Alessio Villarosa. Siamo una grandissima squadra, è una cosa bellissima, lavoriamo benissimo, malgrado quello che dice la stampa. È un bel problema questo, è un bel problema. Purtroppo mi capita molto spesso di camminare anche per Messina, ovunque, e sentirmi dire sempre la stessa cosa, ovvero che noi non abbiamo fatto l'alleanza col PD. Io penso che tutti i candidati che sono qui presenti si sono sentiti dire questa cosa molto spesso, ed è avvilente pensare quanti media riescono a cambiare la realtà delle cose. Cioè, giusto, magari molti dei presenti lo sanno, però a questo punto ricordiamo come sono andate veramente le cose. Quello che è successo è che Bersani, che noi fino a due giorni prima chiamavamo Gargamella, viene con 8 punti e dice: votate la fiducia al governo PD. Ho detto: Pierluigi, non ho capito, vuoi dire facciamo un governo PD Movimento 5 Stelle? No, votate la fiducia a un governo PD. Quindi questa qui era la loro idea di alleanza, questo qui noi abbiamo rifiutato. Dico, ma che dovevamo fare? Dovevamo dare la fiducia in bianco al PD? Ma siamo pazzi? Poi, se qualcuno ha ancora dubbi, io voglio ricordare cos'è successo per il voto del Presidente della Repubblica. Per il voto del Presidente della Repubblica noi abbiamo candidato, o meglio voi avete candidato, perché l'abbiamo fatto tramite Quirinaria, questo nome folcloristico magari, per indicare appunto una votazione fatta dal basso per scegliere chi noi alla Camera dovevamo votare come Presidente della Repubblica. È uscito Rodotà perché i primi due hanno disdetto. Sono molto contento di questo, Rodotà è una brava persona. Tra l'altro Rodotà è un uomo di sinistra, era del PD, se voi guardate le foto, lui ha fatto tutta la campagna elettorale mentre noi eravamo qui ai banchetti a dare i volantini, lui era ai palchi del PD Italia Giusta. Beh, loro non l'hanno votato, non ci hanno ancora dato, non ci hanno fornito una spiegazione per questa astensione di voto, ci hanno rotto le palle, scusate, lo devo dire tutto il tempo, dicendo voi non avete votato Prodi. Ma scusate, voi l'avete votato Prodi? 100 voti sono mancati a Prodi, ancora la gente dice potevate votarlo voi, ma sei pazzo? Cioè tu del PD non te la prendi con i tuoi che non l'hanno votato e te la prendi con noi? È assurdo. Hanno preferito votare il candidato di Berlusconi, perché Napolitano, ricordiamo, ha ricevuto una telefonata, ha detto per favore ricandidati, hanno preso questo povero uomo di 86 anni che vuole andare in pensione dopo 7 anni di mandati terribili, perché sai, la seconda repubblica dell'Italia, cioè è una cosa terribile, pensate che brutto, che lavoro terribile fare il Presidente della Repubblica in queste condizioni, con Berlusconi, questa è una cosa. L'hanno ripreso, poi l'hanno riesumato di nuovo, questo che ha dovuto dire sì, va bene, sono di meno alla prassi, dopo che era 2 mesi che dicevano scusate, ma qui il regolamento sta cosa, noi diciamo questa cosa è il regolamento, dice la possiamo fare, sì, ma per prassi non potete farla, questa che è la risposta che ci davano ogni volta. Ecco, loro hanno infranto la prassi e continuano ancora a dirci queste cose. Purtroppo i media si focalizzano solo su quello che vogliono focalizzarsi e non passano i veri messaggi. Noi abbiamo fatto un sacco di proposte, una di queste cose noi ho letto un articolo, grillini fannulloni, cioè veramente siamo, allora veramente fare il parlamentare a tempo pieno è un lavoro impegnativo da morire, è veramente impegnativo. Io pensavo, vedendo questi qua, fosse più semplice, in realtà sono loro che non vengono mai in aula, siamo sempre soltanto noi, e questa è la realtà. Lo ripetilo, è pazzesco, questione economica, io mi permetto. Anzi, viene la questione economica. Ma voi sapete chi è venuto a Messina a fare campagna elettorale a un deputato della maggioranza? Perché Garofalo, il candidato del PDL, è un deputato della maggioranza. È andato a fargli campagna elettorale La Russa, che è un deputato dell'opposizione.
Cioè, vi rendete conto in che situazione è l'Italia? Cioè, quando mai un deputato dell'opposizione fa campagna elettorale un deputato della maggioranza? E poi mi dicono pure, ah, noi siamo all'opposizione. L'unica opposizione è il Movimento 5 Stelle. SEL, Sinistra Ecologica e Libertà, anche opposizione. Ma ricordiamo che lì, grazie al premio di maggioranza del PD, senza il premio di maggioranza del PD, SEL non sarebbe stata lì. Ricordiamolo questo. Neanche, effettivamente nemmeno il PD avrebbe preso in prima maggioranza senza SEL, anche questo è giusto ricordarlo. Ancora ci fanno questioni sulla diaria, ci hanno fatto passare come delle specie di braccini corti questi grillini che non vogliono restituire i soldi. Ma se voi andate a guardare il codice di comportamento, quello che dicevamo è che noi avremmo restituito metà indennità, avremmo rinunciato a, che cos'è, l'assegno di fine mandato, insomma c'era scritto chiaramente la diaria, ce la dovevamo e ce la potevamo tenere. Abbiamo deciso, dopo abbiamo visto quant'era elevata la cifra di questa diaria, 3.500 euro, ma siamo pazzi. Abbiamo deciso spontaneamente di restituirla. E poi i giornali, per quelle persone che dicevano ma io ho firmato qualcos'altro, nella loro concezione, magari può essere anche un ragionamento sensato, se la vedono loro, se ne sono usciti tanto, l'avete saputo. Beh, nella loro, cioè loro ci hanno voluto far passare come persone incoerenti, in realtà noi abbiamo rispettato il nostro programma e siamo andati anche oltre e si focalizzano sui 200.000 euro del blog di Grillo piuttosto che andare a guardare tutti i 42 milioni che noi abbiamo rinunciato, il Movimento 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali, il PD ne prende 45 milioni. Ogni singolo deputato si è decurtato la paga. Questo perché l'ha fatto? Non è, cioè noi stiamo cercando, in realtà non è una rinuncia. In realtà, per quanto ci riguarda, questi soldi noi li abbiamo investiti per il futuro dell'Italia. Non è un semplice taglio. Noi abbiamo deciso di investire nella nostra nazione, questa è la differenza. Poi, sulle proposte di legge, adesso ve ne parlerà Alessio. Però, ci dico che siamo fannulloni. Questo qui è il report. Principale attività parlamentari della settimana 3 giugno 7 giugno lo vedete su Facebook su Montecitorio 5 Stelle, questo qui è solo relativo a Montecitorio, poi c'è un altro di Palazzo Madama del Senato, questo è per far capire quanto lavoriamo, qui ci sono 5 proposte di legge, io non ve le leggo perché adesso ci sarà Alessio che vi spiegherà un pochino cosa stiamo facendo, però la prima è interessante, proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare sul Monte Paschi di Siena. Allora signori, siamo arrivati al ridicolo. Ci contestano i 200.000 euro del blog di Grillo, che sono privati, sono fatti loro, col Movimento 5 Stelle non c'entra nulla, e non vanno a guardare tutti i soldi del Monte Paschi di Siena, un buco che non si sa nemmeno quantificare, 4 miliardi, 10 miliardi, no? Tanti miliardi, parliamo dei 200.000 euro ai 4 miliardi, e loro vengono a rompere le palle a noi. Questa qui è la realtà. Quindi signori, per favore, informatevi sempre, noi siamo sempre a disposizione. Ora parlerà Alessio Villarossa, che non so se lo sapete, lui magari è timido, non ve lo dice. Però adesso il portavoce è Riccardo Nuti, noi abbiamo l'onore, Riccardo Nuti che è siciliano, palermitano, noi abbiamo l'onore di avere come prossimo portavoce della Camera Alessio Villarossa, fra 3 mesi sarà lui. Io passo la parola ad Alessio, dopodiché facciamo parlare, se vuole, qualche candidato al Consiglio Comunale per Palazzo Zanca. Abbiamo preso il Palazzo dei Normanni, abbiamo preso Montecitorio, Palazzo Madama, dobbiamo prendere Palazzo Zanca, siamo qui per questo.